con il primo cittadino di Petrosino per celebrare quest'oggi una grande giornata di sport in memoria di Flavio e credo che sia riuscita alla grande. È trionfato lo sport, il ricordo di Flavio che sembra essere insieme a noi. Sì, è una giornata di sport quella di oggi che si è conclusa anche nel migliore dei modi, con un risultato, come dire, poco solido nella pallamano, un pareggio, ma era il risultato più bello. Era una giornata di condivisione nella memoria di Flavio Margeri e io a nome di tutta la comunità di Petrosino. Questo porto oggi con la mia presenza il saluto e la vicinanza di tutta la comunità, alla famiglia Margeri e a tutti gli amici che hanno condiviso con Flavio i suoi pochi anni. E possiamo fare poco, quel poco che possiamo fare è proprio in occasioni come queste, facciamo trionfare lo sport come occasione di incontro, di vicinanza, di amicizia, di rispetto reciproco e penso sia il modo più bello, il modo migliore, l'unico che abbiamo per tenere Flavio un po' più vicino a noi. Professore Fiorino, grande giornata di sport, le squadre si sono date battaglia in campo, ne è uscita fuori una finale bellissima, dai toni agonistici e tecnici molto elevati in cui è trionfata la lealtà e poi alla fine il grande ricordo per Flavio che sembra essere qui in mezzo a noi. Sì, è stata dura diciamo, organizzare questo torneo in questo momento particolare per il nostro campionato, ma ci tenevamo a mantenere ancora vivo il ricordo di Flavio. E alla fine credo che quello che volevamo è riuscito benissimo. È stato veramente emozionante, soprattutto all'ultima partita. È stato emozionante, ma anche, come dicevi, agonisticamente una bellissima partita, anche dal punto di vista tecnico. Quindi siamo riusciti diciamo, a fare questo connubio stupendo tra sport vero, puro e amicizia e in onore di Flavio. Più di questo penso che non potevamo desiderare. In questa diciamo, situazione purtroppo non bella. Grazie. Grazie a voi.